Carissimi fratelli e sorelle, benvenuti a questa celebrazione eucaristica in cui celebriamo la 14ª domenica del tempo ordinario e insieme il 3° giorno del Triduo in preparazione alla festa liturgica della Beata Maria Crocifissa, fondatrice della nostra congregazione insieme a Padre Lorenzo. Dopo aver riflettuto nei giorni scorsi sulla vocazione contemplativa e la fraternità carmelitana, questa sera vediamo un terzo elemento costitutivo del carisma fondazionale della Beata Madre Crocifissa, cioè la missione. Fin dalla prima corrispondenza tra il Padre Lorenzo e la Beata Madre Crocifissa si può rilevare l'ideale missionario che ciascuno portava dentro di sé e cercava in tutti i modi la sua realizzazione. Scrisse per primo Padre Lorenzo alla Beata: «È un anno che scrivo e raccomando a Dio quest'opera santa che deve abbracciare tutto il mondo, tutti i popoli, anche gli indigeni». E la madre rispose: «Ella, o reverendo padre, è da un anno che scrive e raccomanda a Dio quest'opera santa che deve abbracciare tutto il mondo. Ma io, sin dall'infanzia, ho sognato questo grande ideale». Lo spirito missionario della Beata Maria Crocifissa lo si può leggere in altre sue parole. Il pensiero delle missioni, questa santa aspirazione, ha formato sempre l'ideale di questo nascente istituto. Come vorrei vederlo presto realizzato. In senso ampio della missione condivisa tra la Beata Maria Crocifissa e Padre Lorenzo, lo si può dedurre pure da ciò che il padre scrive il 23 maggio 1925 al Cardinal Vico, esponendo la natura e i fini del nuovo istituto. Scopo del nuovo istituto sarebbe la vita missionaria, non solo nelle missioni propriamente dette, ma anche nel nostro continente. È precisa che questa vita missionaria si svolgerebbe specialmente a profitto della gioventù abbandonata e povera, per mezzo del catechismo e scuole di lavoro. Le missioni, assicura una testimone privilegiata, una delle prime compagne della Beata, erano il suo sogno preferito. Pensava a tanti bambini abbandonati che morivano di fame. Sarebbe voluta andare personalmente a raccoglierli e metterli in salvo. Non potendolo fare essa, desiderava che lo facevamo noi. E noi, pieni di fervore missionario, ci assoggettavamo a dei lavori anche al di sopra delle nostre forze, come coltivare il terreno pietroso di Santa Marinella, che forse non era stato mai coltivato, con le mani tutte insanguinate, fabbricare abitazioni per gli animali, fare da calzolai, falegnami, imbianchini, panettiere, e per cuocere il pane andavamo a tagliare legna nei campi e la portavamo a fasci sulle spalle. Come si vede, l'ideale missionario della Beata si concretizzava nell'incarnarsi letteralmente nel territorio, nel condividere le sofferenze e la povertà della gente del luogo, a cui si doveva portare Cristo, preferibilmente nei piccoli centri e nelle zone disagiate. Quindi si può affermare che il tratto specifico, carismatico della missionarietà della fondatrice è evangelizzare i poveri condividendone la sorte, i problemi e le speranze, farsi tutto a tutti per portare tutti a Cristo, a cominciare dai più poveri. Sull'esempio e per intercessione della Beata Maria Crocifissa, anche noi siamo invitati a non avere paura di aprire le porte della nostra vita a Cristo, come diceva anche San Giovanni Paolo II, e ce lo testimonia oggi Papa Francesco. Uscire da noi stessi e rischiare, andando incontro alle periferie esistenziali del nostro tempo. A questo coraggio ci chiama la nostra stessa vocazione in quanto battezzati, cresimati
e consacrati con una nuova e peculiare consacrazione religiosa a causa del regno di Dio. Coltiviamo la capacità di discernere le emergenze missionarie di un territorio o di un quartiere dove siamo, pronti a condividere i drammi della crisi morale e spirituale dei giovani, dell'infanzia abbandonata e degli anziani. Ci disponiamo ad affrontare le tragiche situazioni delle famiglie distrutte e dei matrimoni falliti, delle persone oppresse, emarginate e sfruttate dai sistemi politici ed economici del nostro tempo. Quest'anno celebriamo 90 anni da quando questo progetto missionario ha trovato accoglienza e approvazione da parte del Vescovo in questa città di Santa Marinella e che in seguito si è sviluppato in 4 continenti del mondo. La Beata Maria Crocifissa, infatti, sentiva il progetto come un granellino di senape che doveva crescere e stendere i suoi rami in diverse parti del mondo. Portiamo all'altare come segno un bonsai che esprime la concretizzazione di questo ideale e insieme ci disponiamo per celebrare con gioia l'Eucaristia. Yeah.